Lei ha girato tanti paesi, per 39 anni ricordava, è stato fuori dall'Italia, fino ad arrivare nel 1992 ad essere nominato dal Papa Nunzio Apostolico ad Haiti, dove già si trovava come incaricato di affari, ecco, e la consacrazione ad arcivescovo. Ma la domanda che vi voglio fare io è questa: spesso nel mondo anche ecclesiastico non si riconosce o non si vuole sapere del ruolo importante che hanno i diplomatici della Santa Sede in tutti i paesi del mondo. Il ruolo del diplomatico della Santa Sede è principalmente ecclesiale, nel senso ampio della parola. Lo status diplomatico è uno strumento per la Chiesa del luogo, quindi della nazione dove viene inviato il rappresentante pontificio. E dato che la Chiesa vive nella realtà, nel contesto sociale e politico, ovviamente deve anche avere degli strumenti per poter trattare problemi che riguardano la società e quindi i fedeli, che sono persone che abitano che in un luogo. Che fanno parte di una società. E ovviamente accade che per esercitare la propria fede e avere la libertà sufficiente è necessario trattare con le autorità. E le autorità sono quelle preposte a dare la libertà religiosa, a dare quindi anche sussidi perché queste organizzazioni e chiese come tali possono agire nell'ambito a loro, diciamo, concernente, che è quello appunto della carità, quella del servizio sociale. E allora è importante che queste relazioni siano buone, siano pacifiche, di comprensione. E chi lavora in questo senso è il vescovo del luogo, è il sacerdote magari della parrocchia che parla col sindaco, ma c'è anche un altro livello, che è quello più alto ancora, che è il capo dello Stato. Addirittura andiamo ancora più in là, ci sono degli organismi internazionali come la ONU, che è diciamo, una organizzazione che comprende i delegati delle nazioni e dei paesi del mondo. Allora anche lì la Santa Sede deve essere presente. E come può essere presente se non con un carattere che noi chiamiamo diplomatico, nel senso che deve essere riconosciuto come tale e alla stregua e al livello degli altri stati. E la storia ci ha regalato alla Chiesa questo status. Nel senso che avendo la Chiesa avuto il potere temporale per un lungo tempo, 15 secoli, ha fornito alla Chiesa questo strumento, con i vantaggi e gli svantaggi che naturalmente tutti possono anche vedere nella storia, però è un fatto che il Papa è riconosciuto come un capo di Stato perché è sovrano della città del Vaticano. Allo stesso tempo è capo della Chiesa Cattolica del mondo e come tale quindi Chiesa e Stato devono lavorare, devono lavorare insieme, non solo al centro, ma anche nella periferia, anche nelle varie società. Sono entità che devono non confrontarsi, ma devono comunicare e lavorare insieme per il bene comune e per il bene della società. Eminenza, se l'aspettava il richiamo poi a Roma come segretario della Congregazione dei Vescovi? Beh, francamente non aspettavo che ciò accadesse in un tempo come questo. Era probabilmente anche possibile, è chiaro che dopo tanti anni di servizio all'estero potessi anche
giungere a Roma. Ci sono tanti miei colleghi che rimangono ancora alla mia età e con un lungo servizio all'estero e che vivono nelle nunziature prestando appunto questo appoggio e servizio alla Santa Sede. Io sono stato privilegiato e ringrazio il Papa Benedetto XVI che mi ha chiamato a Roma per assumere la responsabilità, l'incarico di segretario della Congregazione per i Vescovi. Allo stesso tempo sono stato nominato anche segretario del Collegio Cardinalizio, che mi ha permesso poi di partecipare, secondo le mie funzioni, al conclave, non come membro e come elettore, ma come coordinatore esterno a tutto ciò che concerneva il conclave, iniziando con le 10 congregazioni o riunioni preliminari alle quali parteciparono tutti i cardinali, anche gli ultra ottantenni non elettori, e poi anche nel momento in cui è iniziato il conclave vero e proprio e che io entravo nel Cappella Sistina e uscivo, secondo le mie funzioni, a distribuire schede, poi alla fine raccoglierle, averle cioè già in un piatto raccolte dal cardinale preposto a questo ruolo, e lì ecco, con queste schede poi bruciarle nella stufa, per cui posso dire che io sono stato l'artefice delle fumate, e tra le quali la fumata bianca. Se l'aspettava che due toscani gestissero la sede vacante, perché c'era da una parte il vicecamerlengo Monsignor Celada, arcivescovo Celada, originario anche lui della Toscana, il segretario del Collegio Cardinalizio della Diocesi di Pisa? Beh, veramente questo è difficile poterlo dire, perché non avrei mai pensato di occupare un ruolo di questo livello. Beh, è provvidenziale, io dico che è venuto qui a Roma in quel momento, e poi si sono succeduti tanti eventi così, così sorprendenti, come la rinuncia di Papa Benedetto e poi il conclave. E io ero lì, ecco, con quegli incarichi, quindi ho potuto parteciparvi e avere veramente con grande sorpresa da parte mia, ma anche con grande gratitudine, perché in fondo vuol dire essere in una posizione di dono, di privilegio in un momento così importante della Chiesa. Peccato che è venuto a mancare da poco un altro cardinale toscano, Monsignor Bartolucci, perché sennò sarebbe stato bello vedere questa, tra virgolette, sfida all'interno del Sacro Collegio Cardinalizio. Concludiamo con un saluto ai tanti pisani, toscani e lucchesi, perché nato a Barga, provincia di Lucca, ma diocesi di Pisa, quindi c'è questa particolarità. E quindi a tutti i toscani che la stanno ascoltando, che la seguiranno, anche se non verranno fisicamente al Concistorio, ma la seguiranno dalla televisione, che le sono vicini spiritualmente, lei sente questa vicinanza? Io sono lieto di poter anche essere un trait d'union tra Lucca e Pisa, visto che le rivalità storiche, che oggi naturalmente sono molto palliative, però questo spirito toscano di essere differenti e di poter anche esprimersi in forme forti e chiare. È bello poter dire io vengo dalla provincia di Lucca, specialmente dalla Garfagnana e Barga in particolare. Sono nato in San Piero in Campo, a 2 chilometri, vicinissimo a Castelvecchio Pascoli. E allora, ecco, vorrei dire a tutti che
Questo è un momento importante per me e un momento importante anche per il servizio che posso dare alla Chiesa, per Pisa, per Lucca, per la Toscana. È un'occasione, io direi, di poter apprezzare anche il lavoro che un membro della vostra regione possa fare, offrire alla Chiesa e alla società e al mondo intero. Avendo varcato molti confini del mondo, io ritorno con questa grande esperienza e vorrei parteciparla a tutti, a voi che siete i primi destinatari, perché io vengo proprio dalla vostra terra. E credete che è importante sentirsi vicini e bazzicare le periferie, come dice Papa Francesco. Io le ho bazzicate a livello mondiale, ora ritorno qui e spero di poter essere anche più vicino a voi, toscani in particolare, Pisa, Lucca, in quanto che vivo a Roma, ma così vicino, le distanze sono ormai piccole, e poter avere dei contatti anche personali, soprattutto messaggi, che sono quelli che ci fanno bene e ci confortano in tutti i momenti, specialmente in momenti anche difficili, e dire: beh, c'è qualcuno a Roma che ci vuole bene, che ci ricorda, soprattutto nel campo dello spirito, e che forse dà anche un segnale positivo. Ne abbiamo tanto bisogno, è un segnale di speranza. Quindi auguri a tutti a voi. Grazie Eminenza, un concistorio che parla toscano, perché c'è anche il nostro amico Gualtiero Bassetti, che è stato per tanto tempo vicario generale a Firenze, poi vescovo di ben due diocesi prima toscane, prima di arrivare a Perugia, attuale vicepresidente tra l'altro nazionale della CEI, ma lei è anche legato a Firenze in maniera particolare con le suore dell'opera di San Giuseppe, che le fanno da assistenza. Sì, è molto, è vero. In via Serragli io vado spesso. Le pie operaie di San Giuseppe le ho conosciute, immaginate voi, in India, non a Firenze, quando ero nunzio apostolico là. E poi è cresciuta questa amicizia e spesso passo da Firenze e con altri amici, non solo il cardinale Bettori, eccetera, ma anche degli amici proprio molto, molto, molto vicini. E è chiaro che mi sento in questo senso veramente anche un po' fiorentino. E poi sono felicissimo che Monsignor Bassetti, che è pure lui fiorentino, possa essere elevato al cardinalato nel medesimo giorno. E dire a lui anche il mio affetto, la mia gratitudine per quello che fa o ha fatto nel passato nei miei confronti, e soprattutto un augurio che possa lavorare insieme al Papa, io pure con lui, per il bene della Chiesa e della società. Grazie Eminenza. Noi saremo